Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Natron e oggi volevo cominciare appunto con voi una nuova, diciamo, serie, diverse serie appunto che potremmo fare, dedicate ovviamente a un gioco di tavolo un po' diverso che è tornato un po' in auge, in voga, soprattutto durante il lockdown, che appunto era stato 2 anni fa. 2020, sì, 2 anni fa. E che era molto molto in voga negli anni 90, i primi anni 2000, poi è andato piano piano a morire, invece in quest'ultimo periodo è tornato molto in voga. Ed è quello dei libri game, o i libri giochi appunto, se preferite. Cosa sono dei libri giochi? Sono dei libri dove noi non leggeremo dalla prima pagina all'ultima pagina, ma noi salteremo di capitolo in capitolo, facendo delle scelte. Ok, durante la nostra avventura che ci porteranno a compiere diverse strade e l'obiettivo ovviamente è quello di riuscire ad arrivare al capitolo finale per vincere appunto l'avventura. La serie quella più famosa, credo, di questa serie di avventure, di questo mondo, ecco perché appunto è un mondo, cioè sono veramente di diversi tipi di libri game, è quello dedicato al lupo solitario, però ce ne sono molte 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 altre, come quella che voglio appunto trattare appunto da oggi in poi. Faremo appunto diverse run, perché appunto se moriremo si farà la seconda run ricominciando dall'inizio, e quella appunto che vorrei trattare oggi è quella della fantasy game Critical If, scritto da Dave Morris, Cuore di ghiaccio, il quale potete già appunto vedere che io ho realizzato una rappresentazione di quello che si trova qua, che è il foglio di avventura. Possiamo dire che in questo tipo di giochi, eccolo qua, è il classico foglio appunto dove tenere traccia degli oggetti che si trovano, dei punti vita, di diverse cose. Io non ho ancora, l'ho ricevuto a Natale, appunto non ho assolutamente idea, non ho ancora cominciato, quindi io non so che cosa aspettarmi. So soltanto che non ci saranno dei combattimenti. Di solito questi libri, comunque, soprattutto i fantasy, no? Ci sono i combattimenti tirando i dadi e combattendo contro creature, quindi cercando di sopravvivere. Però questo è, a parte un'avventura standalone, cioè c'è solo questo, anche se comunque è il numero uno, ma non credo che continui l'avventura, quindi ogni avventura è separata rispetto al lupo solitario, che è tutta una storia collegata, ma sono tipo più di 30 numeri. Veramente una cosa assurda andarli a recuperare tutti ora, anche perché comunque costano intorno ai 18, ai 17-18 euro a volume, ok? E anche comunque il lupo solitario, per quanto possa essere bello e interessante, è anche un po', secondo me, come meccanica, un pochino datato. Ecco, invece qua non credo che ci siano dei combattimenti, quindi cominciamo e di cui questa prima, ovviamente questa prima puntata la andremo a dedicare più che altro a leggere le regole, perché io non so veramente nulla, e a creare quello che è il personaggio che andremo ad interpretare. Allora, qua c'è un po' una premessa, vediamo un po'. Quando scende la notte, il cielo si riempie di una miriade di luci, simile a una coltre rilucente che avvolga il cosmo. Janus Gaunt alza lo sguardo, spiegandosi che quella è Aurora Cordis, un flusso di particelle che dallo spazio cosmico viene attratto nel campo radioattivo emanato dal cuore di Volant. Resti senza le parole di fronte alla magnificenza dello spettacolo celeste. Le luci sembrano danzare nel cielo. C'è da perdere la testa, dici a Gaunt sussurrando, a pensare che basti una frazione infinitesimale del potere del cuore per creare qualcosa di così grande. L'uomo ridacchia. Il potere del cuore è immensamente superiore. Se le leggende dicono il vero, è un potere sufficiente a creare e distruggere interi mondi e a far cambiare il corso delle costellazioni. E tu ci credi? L'uomo ti rivolge uno sguardo deciso, velato appena dalla paura. Crederci, quelle non sono leggende, sono la verità.
E qua adesso parte appunto il foglio qua d'avventura che ho voluto riproporre qua sul foglio di calcolo, dove io non so, lo ripeto, non so assolutamente niente. E poi si parte con le regole, quindi appunto leggiamo le regole e vediamo che cosa si tratta. Con il Fantasy Game Cuore di Ghiaccio sperimenterai un nuovo genere d'avventura. Qui niente è lasciato a caso. Vita e morte non dipenderanno più da un lancio di dadi, ma soltanto da te. E questo per me è un po' una novità, anche perché io appunto ho giocato soltanto l'avventura di Lupo Solitario, dove appunto devi tirare il dado per determinare alcune scelte che ti potranno accadere. Prima di iniziare il viaggio, scegli il personaggio che più ti piace tra quelli che trovi elencati qui più avanti. Ognuno si distingue dagli altri per una diversa combinazione di caratteristiche che influiranno sulle scelte possibili nel corso della lettura. Riporta questa abilità nel foglio d'avventura, eccolo qua, e trascrivi sia il punteggio di energia vitale sia gli oggetti indicati in tuo possesso. Ogni volta che verrai ferito, perderai alcuni punti di energia vitale. Ok. Quando il punteggio scenderà a zero, vorrà dire che sei stato ucciso e che la tua avventura sarà terminata. In varie occasioni, però, avrai modo di recuperare punti di energia vitale. Ricorda che non puoi mai superare il punteggio con cui hai iniziato a giocare. Vabbè, quello mi pare, ovvio. Puoi portare con te non più di 8 oggetti alla volta, eccoli qua. Se ne hai già 8 e ti capita di trovarne un altro di tuo interesse, per poterlo prendere devi rinunciare a uno di quelli che già possiedi, cancellandolo dal foglio d'avventura. Gli oggetti che puoi prendere sono scritti in grassetto, ok? Alcuni, però, come ad esempio un animale o un veicolo, non occuperanno spazio nel tuo zaino. In questi casi sarà il testo a ricordarti che puoi portarli con te senza doverti preoccupare di contarli come oggetto. Il denaro, che è segnato qua, denaro in scatti, non è né di carta né di metallo, viene conteggiato in scatti elettronici. Ah, e memorizzato su appositi gettoni ricaricabili. Rifletti bene sulla combinazione delle caratteristiche del tuo personaggio, perché da questo dipendono sia i tuoi punti di forza che quelli di debolezza. Inoltre, queste abilità ti aiuteranno a fare, volta per volta, le scelte opportune, rispettando il ruolo che hai deciso di interpretare. Se in un paragrafo ti saranno proposte diverse possibilità di scelta, riferite a più di una delle tue caratteristiche, dovrai decidere a quale affidarti. Adesso che hai istituito quello che ti serve per giocare, puoi scegliere il tuo personaggio. E abbiamo una vasta scelta di ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccoli qua, 7 personaggi, oppure se non ci piacciono possiamo addirittura crearne uno noi scegliendo le varie caratteristiche. Quindi addirittura in questo libro possiamo anche crearne uno come più ci pare e piace. Quindi molto molto interessante questa cosa. Comunque abbiamo l'esploratore, il cacciatore di taglie, la spia, il mercante, il veggente, lo scienziato e il mutante addirittura. Allora io senza saper né leggere né scrivere, partirei almeno da quello che mi si palesa anche come la copertina, con l'esploratore. Abbiamo come caratteristiche l'adattamento, l'arte della lotta, la sapienza e la sopravvivenza. Ok, qua c'è anche il profilo, quindi appunto la nostra descrizione. Tanto vedo che i punti vita, l'energia vitale è tutti uguali, cioè tutti i personaggi partono con 10 punti di energia vitale e 30 scatti, che è il denaro, tutti, anche se si va a creare un nostro personaggio. Allora io cominciamo con l'esploratore, che mi pare quello un pochino più semplice. Allora, quindi io qua scrivo l'esploratore, l'esploratore. Ok. Abbiamo le caratteristiche, abbiamo l'adattamento, quindi adattamento. Che cosa fa l'adattamento? Con questa caratteristica a disposizione, nessuna città, grande o piccola che sia, ti può spaventare. Per strade anguste e malridotte, dove gli scontri non vedono che squallore e pericolo, tu ti muovi tranquillo e sicuro, sfruttando al meglio le possibilità che ti vengono offerte. Che non mi pare una cattiva
idea. Poi abbiamo l'arte della lotta, quindi dovremmo saper combattere, che da mani nude non lo so. Comprende un grande repertorio di colpi tipici delle arti marziali, tra i quali il karate, il jiu-jitsu e il tai chi. Quindi non è male, quindi sappiamo anche combattere in corpo a corpo. Buono. Abbiamo poi la sapienza come caratteristica. Vediamo subito che cosa ci dice. È la conoscenza della storia, dei miti e delle leggende, ed è di grande aiuto quando si tratta di affrontare l'ignoto. Quindi, proprio perfetta. E l'ultima è la sopravvivenza, proprio adatta, al caso. Sopravvivenza. Eccola qua. E la sopravvivenza è la capacità di non soccombere a pericoli dei luoghi più selvaggi e inospitali, come la foresta, il deserto, le paludi o l'impervia cima di una montagna. Quindi queste abbiamo le caratteristiche. Il profilo ci dice la gran parte della gente rabbrividisce di fronte al declino della civiltà, ma per te questi tempi oscuri sono solo fonte di nuovi stimoli per esplorare il mondo. Abbiamo 10 di energia vitale e soltanto oggetti non mi dice nulla. No, poi l'esploratore non comincia con nessun oggetto e abbiamo 30 scatti. Ok, quindi questo appunto è il nostro personaggio. Non ci dice nemmeno di dare il nome. Niente. Basta, tutto qua. Niente, veramente molto molto semplice. Allora, come prima puntata, a parte la creazione del personaggio, vorrei andare a leggere questi due paragrafi, ossia che cosa è successo negli ultimi 3 secoli, appunto l'introduzione al mondo di gioco, e poi il prologo della nostra avventura, che ha anche parecchio lunghetto. E basta. Ok, poi l'avventura magari la cominciamo la vera e propria la cominciamo nel prossimo episodio, anche perché ci sarà parecchio da leggere. Allora, vediamo cosa è successo negli ultimi 3 secoli. Quindi nel 2023, ci siamo quasi, è il prossimo anno il 2023, le condizioni climatiche del mondo peggioreranno a tal punto che fu necessario co convocare la prima conferenza economica mondiale. Fu stabilito di adottare tutti i mezzi possibili per riparare i danni provocati dall'industrializzazione e per ristabilire la fascia di ozono nell'atmosfera. Nel 2031 furono messi in orbita molti satelliti per il controllo del clima. Per aumentarne l'efficienza e per dare un segno della collaborazione avviata a livello mondiale, essi furono posti sotto il controllo di un supercomputer chiamato Gaia. E già qui partiamo male. Chi ha visto il film di Terminator, Io Robot, possiamo già immaginare come andrà a finire questa storia. In breve tempo il clima della Terra cominciò a dare segni di rapido miglioramento. Sì, adesso. Il primo segnale di allarme, appunto, giunse nel 2037, quando Gaia smise inspiegabilmente di funzionare per 17 minuti, che è poco, ok, veramente poco. Continuò anche in seguito a spegnersi di tanto in tanto, e proprio dopo una di queste interruzioni, Parigi fu investita da un'ondata di caldo talmente intensa che l'asfalto, boia, si sciolse per le strade. Dopo alcuni mesi fu individuato il guasto. In qualche modo, nella memoria del computer, era stato introdotto un virus. Il progettista di Gaia iniziò a programmare un antivirus, ma morì prima di poter terminare il lavoro. Questa è perché io non affiderei mai il mio destino, il mio futuro, appunto, la mia vita, nelle mani di un computer, appunto, perché computer non è un essere umano. Domanda che io ora mi porgo è questa: è morto o è stato ucciso? Chi lo sa? In quello stesso anno la crisi raggiunse punte terribili. Dopo un'inondazione nel Bangladesh che costò la vita a 5.000 persone, a boia, il progetto Gaia fu ufficialmente abbandonato. Purtroppo, però, non era così semplice tornare indietro. Ma il mal danno era fatto. Alla metà del XXI secolo le condizioni climatiche della Terra erano sempre nel caos, a causa del funzionamento a intermittenza di Gaia. I ghiacciai guadagnavano terreno ogni anno di più. L'Australia era soggetta a costanti piogge torrenziali, mentre tutta l'Asia centrale era ormai ridotta a un unico enorme deserto. L'Asia centrale.
La situazione politica riflettiva il caos climatico e il mondo era sconvolto da guerre terribili. Nel 2054 a Londra, un gruppo di informatici tentò di entrare nei circuiti di Gaia per localizzare i virus che si stavano, i virus che si stavano espandendo a macchia d'olio e con grande rapidità. Il computer interpretò quel tentativo come un'aggressione e rispose impadronendosi dei circuiti di difesa che controllavano i missili nucleari. Il risultato fu che Londra venne rasa al suolo e con essa tutti i suoi abitanti. Alla fine del secolo, Gaia era ormai entrata in tutte le maggiori reti di computer. Perfetto, controllava il clima, le comunicazioni, i sistemi difensivi dell'intero pianeta. Le fasi di corretto funzionamento, che significavano per la Terra un clima vivibile, si alternavano a periodi di uragani e tempeste che sconvolgevano l'intero pianeta. Il presidente degli Stati Uniti, in un'intervista, arriva a parlare di Gaia come di un essere vivente, e questo era quello che ha detto. Era stata creata per essere una specie di generosa e amorevole madre del genere umano, ma adesso questa nostra madre è impazzita. Il declino della Terra stava conducendo l'uomo all'estinzione. La popolazione scese rapidamente a qualche milione di individui, sparsi per il pianeta e concentrati soprattutto nelle poche città dove ancora esisteva la possibilità di produrre cibo artificiale. Adesso siamo nell'anno 1300 e cavolo, è passato un sacco di tempo. Vedo il 2023 al 2300. I ricchi vivono chiusi nel loro mondo, costretti a fingere felicità ed ebbrezza nell'attesa della fine. I poveri si ammassano in quartieri senza alcuna più legge, dove l'unica certezza è morire a causa di una delle tante malattie contro cui non esiste cura. Per andare da una città all'altra si devono superare deserti di neve e ghiaccio, e nessuno crede che l'umanità possa vedere l'alba nel prossimo secolo. Sembra proprio che sia arrivata la fine dei tempi. Beh, non male come introduzione al mondo. Beh, comunque, vedete appunto cosa accade dando il destino dell'umanità, dell'intero mondo, nelle mani di un computer. Adesso, appunto, c'è il prologo. E il prologo è un po' lunghetto, sono comunque 3 pagine, niente di che. Comunque, vediamo qua. La locanda etrusca si trova a ridosso di una parete di nuda roccia che la ripara dal vento, proprio sotto una cascata ghiacciata ai piedi degli Appennini. Seduta accanto alla finestra, guardi il crepuscolo avvolgere i profili delle montagne e ricoprire di luce blu le vallate. La luna splende debolmente, ma l'unico varco lasciato ancora libero dalla coltre di nubi nere. Non c'è dubbio, durante la notte nevicherà ancora. Ti volti, richiudi la tenda e guardi la stanza. Ai lati siedono altri viaggiatori che trascorrono il tempo giocando e bevendo forti liquori del colore del fuoco. Molti di loro sono cacciatori e mercanti delle pianure, arrivati fin qui dal Mar Ligure. Altri sono giunti molto tempo addietro, uomini e donne magri e sofferenti, che in questo luogo hanno trovato di che sopravvivere. La locanda etrusca è un famoso luogo di sosta per tutti coloro che tentano il pericoloso passaggio degli Appennini. Se qualcuno, ormai privo di forze, dovesse decidere di abbandonare l'ardua impresa e restare qui, chi mai potrebbe biasimarlo? Talvolta ti domandi che cosa sia a spingerti in giro per il mondo, per trovare sempre soltanto povertà e miseria. La storia di questa locanda è abbastanza strana, persino per tempi assurdi come quelli in cui ti tocca vivere. Il locale non è altro che la carlinga di un aereo precipitato tra queste montagne 2 secoli fa, pensa te, da cui l'antenato dell'attuale proprietario ha ricavato un ostello per viandanti. L'unità elettrogena è sopravvissuta allo schianto e perciò la locanda è fornita di luce, una vera rarità per il mondo attuale. Anche alcuni robot, un tempo addetti alle manutenzioni dell'aereo, sono rimasti illesi e oggi sono impiegati per mantenere in ordine la struttura, continuando così a svolgere quei compiti per cui erano stati programmati molti secoli prima. Scosti una tenda ed entri in un'altra stanza. Su una parete vedi uno schermo illuminato dalle immagini in movimento di un vecchio film.
Il padrone è seduto con alcuni amici in fondo al salone, intento a commentare le scene che scorrono. Ah, un secondo che bevo un attimo perché. Leggere comunque, vedo che. Costa la di fatica. No, più che altro la voce, la gola che si secca. Oh, vorrei anche vedere quanto stiamo registrando. Un secondino. Beh, da 20, da 20 minuti, da 20 minuti. Beh, comunque finiamo il prologo, appunto, e terminiamo il primo episodio. Allora. Ah no. Avvicinandoti allo schermo, passi accanto a un robot somigliante a un grande scarafaggio di ferro, che subito pulisce il pavimento dove ha camminato. Ti appoggi alla parete e per qualche minuto guardi il film, ma le grida e gli schiamazzi del padrone disturbano non poco. Nonostante le tue lamentele, lui risponde con una risata beffarda. Non ha senso appassionarsi ai film che appaiono su quello schermo. Le immagini vengono da un satellite collegato a Gaia e quella farabutta cambia canale in continuazione. Una volta ho visto i telegiornali di tutto un secolo, altre volte si vedono film o spettacoli, ma mai, e ripeto mai, che si riesca a vedere il finale. Ecco, guarda lì. L'uomo indica lo schermo e ti accorgi che al posto del film adesso c'è solo una massa di puntini grigi. E spegnere quel maledetto affare, sbotta un cliente entrando dall'altra stanza. Vorremmo andare a dormire se non ti spiace. Spegnerlo, dici? Domanda il locandiere, scosso da una risata ancora più forte delle precedenti. Da quando sono nato, quello schermo è sempre acceso. Ed è impossibile spegnerlo a meno che Gaia non decida di avere pietà di noi e di darci qualche ora di pace. Un individuo dal volto grassoccio entra barcollando e si avvicina allo schermo, che ora manda immagini delle previsioni meteorologiche per il mese seguente. Pensate. C'è assurdo, impreca rabbioso l'uomo. Dice che a New York ci saranno temporali, ma se non piove da decenni, tutta la città è ormai sepolta sotto una montagna di ghiaccio. E il locandiere sghignazza. Non prendetevela con me, dice, lo sanno tutti che Gaia è pazza. L'uomo che voleva andare a dormire, gli lancia un'occhiata furibonda. Ma se non puoi spegnerlo, perché non lo mandi in pezzi quello schermo della malora? Vedendo che sembra intenzionato a distruggere lui l'apparecchio, il locandiere scatta in piedi. Fermati, lo schermo resta così com'è. Mettiti i tappi nelle orecchie se vuoi dormire. Se lo distruggi, il robot passerà tutta la notte a ripararlo e nessuno dormirà più nemmeno un minuto. Non hai idea di quanto rumore riesca a produrre quella dannata scatola di latta. Ok. Sentendo le spiegazioni del locandiere, il tizio alza le mani al cielo in segno di esasperazione e se ne va dall'altra parte della locanda per cercare di riaddormentarsi. La notte è calata, gli schiamazzi degli ubriachi si spalancano e si sente soltanto russare. Ti accomodi nella tua baracca, sì, baracca, branda, ti accomodi nella tua branda e ascolti i gemiti del vento che scuote il mondo fuori dalla carlinga. Domani dovrai rimetterti in marcia in mezzo al gelo e la prospettiva davvero non ti entusiasma. Da una stanza adiacente senti il monitor blaterare in continuazione con cose senza senso. A questo capisci che si tratta di un gioco a premi trasmesso quando tuo nonno non era nemmeno nato, pensa un po' te. Ma interrotto in continuazione da scene di un film d'azione del XXI secolo. Hai sete e non riesci a dormire. A proposito di sete. Allora, che eravamo arrivati, ecco qua. Cercando di ignorare le imprecazioni e le lamentele della gente sdraiata intorno a te, ti alzi, passi sopra i corpi distesi e vai nella stanza con lo schermo. Ti siedi, sperando che una mezz'ora di stupidaggini televisive possa farti passare l'insonnia. L'immagine cambia all'improvviso. Ora vedi un notiziario del 2095, che è già troppo avanti per noi. Il servizio principale racconta della caduta di un aereo su Monti Appennini. Ah, sei improvvisamente incuriosito. Le immagini prese dall'alto mostrano un intrico di lamiere che molto più tardi diventeranno la locanda in cui ti trovi. L'immagine cambia di nuovo. Novità sulla meteora caduta un mese fa in Egitto, dice l'annunciatore. Alcuni scienziati ritengono che il corpo celeste sia l'oggetto più antico dell'universo.
Nelle immagini potete vedere le tute di sicurezza che permettono di avvicinarsi alla meteora senza pericoli, perché lo strano corpo celeste emette radiazioni di un tipo finora sconosciuto. La scena cambia, mostrando lo stesso luogo dell'evento, ma un mese più tardi. Un giornalista si trova accanto a una strada e sullo sfondo si intravede un carro armato. Terroristi dell'organizzazione chiamata Guardiani di Volent si sono impadroniti oggi della misteriosa meteora mentre veniva trasportata al Cairo per ulteriori indagini scientifiche. I terroristi, che chiamano il frammento celeste Cuore di Volent, non hanno ancora comunicato nulla riguardo alle loro intenzioni. Le immagini si dissolvono e si trasformano in un intenso colore verde su cui si stagliano i profili rossi dei continenti, così come erano prima che si alzasse il livello del mare e che i ghiacciai li ricoprissero. Adesso dallo schermo proviene una voce di donna. Il cuore di Volent rimase nelle mani dell'organizzazione per 20 anni. I membri della setta, devoti adoratori della meteora, che essi considerano sacra, fondarono la città di Duen, nel Sahara, e riuscirono a scoprire grandi poteri racchiusi nel misterioso oggetto piovuto dallo spazio. Poteri che l'organizzazione usò con effetti devastanti nel corso della guerra paradossale. Duen fu scossa in seguito da una guerra civile e fu infine abbandonata. Ho appena completato l'analisi del test scientifici condotti sulla meteora prima che cadesse nelle mani dei terroristi. Ecco quello che ho scoperto. Se un essere umano dovesse cercare di mettersi fisicamente in contatto con il corpo celeste lo riempirebbe di tutta l'energia di quel carico. L'effetto porterebbe l'uomo ad avere un potenziale psichico di livello incredibilmente alto, tale da spingerlo a cercare di impadronirsi definitivamente di tutto l'ambiente circostante. Avete soltanto una comunicazione. No, avete ascoltato una comunicazione di Gaia. Grazie per l'attenzione. Oh, scusate, ma penso parlare. Anzi, leggere. È molto più faticoso di quel che credevo, ma non ci sono abituato io, colpa mia. Ma a che cosa si riferiva? Cosa significa impadronirsi definitivamente di tutto l'ambiente circostante? La risposta si trova tra le rovine di Duen, nel mezzo del deserto di ghiaccio del Sahara. Di colpo torni in te. Con diffidenza guardi attorno e osservi i corpi degli uomini addormentati. E se qualcun altro avesse sentito quello che hai appena ascoltato tu? Ma nessuno sembra dare segni di vita. Immerso nei tuoi pensieri, torni alla branda, anche se adesso dormire sarà ancora più difficile di prima. Quando finalmente ti si chiudono gli occhi, mancano poche ore all'alba e i tuoi sogni sono pieni di immagini della misteriosa meteora caduta dallo spazio e dei poteri occulti che essa custodisce. E se provassi ad andare a Duen per cercare il luogo in cui si nasconde il cuore, l'idea che esista un potere capace di cambiare il corso del mondo ti affascina, tanto da spingerti all'azione? Se è così, allora vai all'uno, che è esattamente il primo capitolo che andremo a leggere, con cui cominceremo la nostra avventura, ma non in questa puntata. Direi che abbiamo letto anche abbastanza. Quindi vi ricordo di, se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un mi piace, di attivare anche la campanella per non perdervi nessun video, di iscrivervi anche al mio secondo canale, The Lone Survivor, se vi piacciono, se siete interessati ai giochi, appunto, survival, e noi ci vediamo al prossimo episodio con sempre su Cuore di Ghiaccio. Ciao!